Al Consiglio Comunale di Quarto questa mattina non erano presenti soltanto le abituali testate giornalistiche locali, ma come c'era da aspettarsi, dato il clamore mediatico che ha investito il comune Flegreo negli ultimi giorni, numerosissime telecamere e giornalisti hanno affollato l'aula Peppino Impastato, tanti come forse non era mai accaduto. Tanti come forse non si era mai visto. Cosa ci si aspettava da questo consiglio? Di certo delle risposte in merito alla vicenda che vede come principale protagonista l'ex consigliere De Robbio, indagato dall'antimafia per ricatto e voto di scambio politico mafioso. Ed è proprio un'interrogazione da parte dell'opposizione relativa a questo punto a scatenare una vera e propria bagarre, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, quando il capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicolais, facendo leva sul regolamento consiliare, afferma che il punto in questione non può essere dibattuto, non essendo più De Robbio un consigliere comunale ma un semplice cittadino. Volano urla in aula e vengono mostrati cartelli con le scritte vergogna, dimettiti, finché il presidente del Consiglio Comunale non ha chiesto alle forze dell'ordine di far allontanare dall'aula il segretario dei Giovani Democratici di Napoli, Marco Sarracino. Del Presidente del Consiglio che ha pensato di cacciarmi dal Consiglio Comunale. Sono stato identificato, hanno preso la carta d'identità, hanno verificato che diciamo, sono un cittadino italiano, però siamo al ridicolo, cioè loro fanno 500 cose, molto più, veramente, fanno cose vergognose. Fanno cose vergognose nelle istituzioni e si lamentano dei cittadini che protestano contro il fatto che c'è la camorra nel Consiglio Comunale di Quarto. Il presidente ha pensato che giustamente, diciamo, lui è tutore della legalità, si è visto a Quarto come il tutore della legalità, mi ha cacciato a me dal Consiglio Comunale, invece di andare loro via, mi hanno cacciato a me. La mattinata si preannunciava difficile per i pentastellati, contro i quali il PD e i Verdi hanno inscenato un sit-in di protesta. Circa una cinquantina i manifestanti che al grido di onestà e con cartelli recanti la scritta "L'onestà andrà di moda a Quarto" hanno invitato l'amministrazione 5 Stelle a dimettersi. Intanto i lavori del Consiglio si fermano per circa un'ora. La pausa servirà a raggiungere un accordo che consentirà ai capigruppo di esporre le loro argomentazioni. Non ci sono più le condizioni per governare, non ci sono più i presupposti per poter portare avanti il mandato conferito dal popolo, un popolo in parte che si è espresso, come sostiene la magistratura, anche con voti appartenenti alla malavita, e quindi è chiaro che il sindaco deve fare un passo indietro, rimettere il mandato e consentire a Quarto di crescere, non di affondare appresso le sue manie. Noi non siamo un tribunale, non spetta a noi l'accertamento della responsabilità penale. È chiaro però che abbiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini, della città e del tessuto sociale. Dal momento che questa amministrazione non riesce a contribuire allo sviluppo del paese, in attesa che la magistratura faccia le proprie ricerche, i propri riscontri, il che potrebbe anche significare anni di continue indagini, è il caso ed è necessario che il sindaco faccia un passo indietro. Il Consiglio si conclude con le dichiarazioni del sindaco Rosa Capozzo. Contro la camorra non deve esistere colore politico, ci dovete sostenere tutti, perché se la questione è una lotta per la legalità, allora non c'è colore politico. Dobbiamo essere tutti uniti, la lotta per la legalità deve essere contro la camorra e chiedo l'unione di tutti. Se la questione invece è solo politica, allora dovete fare una riflessione. Perché a questo punto vi dovete vergognare di utilizzare una questione della lotta contro la camorra per fare una questione politica. Perché in questo momento un sindaco chiede di sostenerlo nella lotta contro la camorra e voi dovete sostenerlo. È un dovere morale. Trattiene a fatica le lacrime il primo cittadino al termine del suo breve intervento in aula, prima di essere assediata dai giornalisti, ai quali ha riferito. Questa è una situazione che si sta verificando da 15 giorni, è rimasta invariata. C'è stato in questo momento un accanimento mediatico per una situazione che già da 15 giorni era sotto gli occhi di tutti. Noi avevamo già spiegato, già fatto interviste, già fatto conferenze. Quello che mi dispiace è che in questo momento si stia strumentalizzando quello che non deve essere una questione politica, ma deve essere una lotta per la legalità. Deve essere una lotta per la legalità contro la camorra e lo dobbiamo fare tutti, insieme, costantemente, e dovete comunque sostenere un sindaco che si sta muovendo con coerenza, trasparenza e legalità.
questo l'ho chiesto a tutti, a tutti i cittadini, ma i cittadini di Quarto ci sono molto vicini. Lo chiedo a tutti coloro che in questo momento sembravano rallegrarsi della situazione che sta succedendo a Quarto, la stavano usando per farne una battaglia politica. In questo momento noi di battaglie politiche non abbiamo bisogno, Quarto è un territorio difficile, noi abbiamo bisogno del sostegno che deve essere per la legalità contro la camorra, solo questo ho chiesto, grazie. Sindaco, ma adesso si vuole dimissioni, lei cosa farà? Mi sembra ovvio che io non mi dimetto, ho il sostegno di tutti i cittadini di Quarto, ho il sostegno di tutti i cittadini onesti che mi hanno votato, ho il sostegno del Movimento 5 Stelle.